Ciao a tutti, voglio dedicare questo video a Excel, il programma che rientra nella suite di Office, Microsoft Office, e volevo in particolare mostrare come inserire del testo posizionato in maniera dinamica all'interno delle celle in relazione al valore di una variabile. Per questo esempio, in pratica, come variabile userò l'output della funzione oggi che mi restituisce la data odierna e quindi in pratica l'obiettivo sarà quello di posizionare una flag, una etichetta con un testo che si posiziona appunto nella cella in relazione alla riga della data di oggi. Quindi userò quattro colonne, la prima quindi la dedico alla flag, alla mia bandiera, al mio testo posizionato in maniera dinamica lungo la colonna, la seconda la dedico al mese in corso, la terza al giorno settimanale e la quarta alla data. Ok. Seleziono tutto e formatto la larghezza della colonna adattandola al contenuto e poi applico un grassetto e un corsivo per i titoli delle colonne. Ok, a questo punto quindi partiamo dalla data. Intanto seleziono la prima cella e mi assicuro che il contenuto del mio dato è appunto una data che esprimo come cifra. Oggi abbiamo 18, quindi inserisco 18 novembre 2018. Invio. Ok. A questo punto estendo il calendario, quindi mi porto fino al 31 di dicembre. 31 In questa maniera ho creato il mio calendario. Adesso voglio collegare, diciamo, il giorno della settimana al calendario, quindi inserisco, seleziono questa casella e gli applico la funzione testo. Quindi iniziano a scrivere, mi si propone questo elenco di funzioni, doppio clic sul testo e qui mi dice come deve essere formattata la mia funzione, quindi come valore indico la data della casella qui relativa, punto e virgola per passare all'altro campo e come formato devo scegliere con quale cosa voglio che venga mostrato di questa data. Allora, in pratica qui abbiamo tre campi: il giorno, il mese e l'anno. Il giorno può essere espresso intanto viene indicato nella versione italiana con la lettera G, maiuscola o minuscola che sia, se uso una sola G avrò il giorno espresso con una cifra, quindi ad esempio per il primo giorno avrò 1 e non 01, con due cifre avrò 02. Diciamo con tre lettere avrò il giorno espresso come lettera, per dire ad esempio oggi è domenica, quindi avrò il nome domenica espresso con tre lettere, quindi DOM, invece con quattro lettere, quindi con 4G, avrò il giorno domenica espresso in maniera intera, quindi come domenica. Il secondo campo è legato al mese, quindi stessa cosa, anche qui avrò una M per indicare il mese con una cifra, quindi gennaio sarà 1, con due cifre sarà 01, con 3 M avrò gennaio con le prime tre lettere del mese, con 4 M avrò il nome del mese espresso in maniera lunga, quindi gennaio. Il terzo campo è l'anno, dedicato all'anno, e quindi anche qui stessa cosa di prima. In questo caso io voglio il giorno settimanale espresso con tre lettere, quindi metto le virgolette, no, ho sbagliato,
virgolette e scrivo voglio il giorno, quindi GGG, invio e quindi ho domenica. Poi prolungo la colonna per estendere la funzione a tutte le altre celle relative a questa data, quindi questa sarà legata a D3, questa sarà legata a D4 e così via. A questo punto qui invece voglio dedicare il mese. Il mese ovviamente non voglio che mi si ripeta novembre per tutte le per ogni cella, perché ci sarebbe una ridondanza, e quindi devo applicare un filtro scegliendo appunto di visualizzare il nome del mese, ad esempio soltanto il primo giorno, come in questo caso del mese, lasciando poi tutte le altre caselle bianche. Quindi per fare questo seleziono la prima cella e applicherò un costrutto, una funzione se, quindi metto il if else, che sarebbe in inglese. Allora intanto faccio una premessa: io sto usando Excel 2016 con il language pack italiano, quindi in pratica tutta la mia interfaccia è tradotta appunto in lingua italiana, e i language pack sono scaricabili e installabili dal sito della Microsoft. Nel caso in cui qualcuno avesse l'interfaccia in un'altra lingua, ad esempio in inglese, avrà quindi da inserire queste funzioni tipo testo con la relativa traduzione in inglese. In questo caso, ad esempio, testo. Allora, il sito internet intanto propone diverse risorse per la traduzione delle funzioni di Excel in altre lingue. Qui avevo trovato un sito dell'Università Roma 3 che vede la traduzione delle funzioni di Excel in tre lingue, italiano, inglese e francese. Nel mio caso io ho usato la funzione testo, con Ctrl F vado in ricerca, scrivo testo, evidenzio la seconda, terza, ecco, l'ho trovata. Quindi questa è la funzione che io ho utilizzato. Se avessi avuto il language pack in inglese, avrei dovuto utilizzare, sostituire questa scritta testo con text. In francese avrei dovuto utilizzare questo. Se avessi altre lingue, il Microsoft offre la possibilità di installare un componente aggiuntivo che si chiama traduttore di funzioni, che è gratuito ed è installabile dallo store di Office. Come si raggiunge lo store? In pratica si va in inserisci, componenti aggiuntivi, ottieni componenti aggiuntivi, ok, il componente aggiuntivo in oggetto si trova nelle produttività, quindi in pratica, però senza dover scorrere tutto, comunque uno basta che mette in ricerca function e qui trova il componente aggiuntivo voluto, quindi lo si aggiunge, quindi si installerà, lo ritroveremo poi nei componenti aggiuntivi qui. E poi per il suo utilizzo lo ritroviamo invece nella scheda home, qui in questa sezione traduttore di funzioni. In questa maniera possiamo quindi tradurre o intere funzioni o comunque singoli comandi nella lingua desiderata. Questo perché magari su YouTube si vedono anche diversi video che magari fanno uso di funzioni in inglese soprattutto, e quindi torna utile poterle poi tradurre nella nostra lingua. Ok. Quindi, fatta questa premessa, ritorniamo al mese, quindi seleziono la mia casella e, come dicevo, ho da dover evitare la ridondanza del nome, in questo caso novembre, per tutte queste caselle, ma desidero che venga soltanto evidenziata
il primo giorno del mese, quindi in questo caso inizia qui, quindi desidero che qui mi compaia soltanto dicembre. E quindi come faccio? Allora seleziono quindi la prima casella e quindi collego a essa come valore una funzione, la funzione se, quindi il costrutto se, quindi metto uguale se, inizio a scrivere e poi faccio doppio clic su questa funzione e qui mi si propone la formattazione di questa funzione, quindi mi dice che la prima voce, queste ci sono 1, 2, 3 campi separati dal punto e virgola. Il primo campo è dedicato alla condizione che deve essere soddisfatta. Se viene soddisfatta succederà una cosa, se non viene soddisfatta ne succederà un'altra. Qual è la condizione che in questo caso deve essere soddisfatta? Voglio che in relazione alla mia data, il giorno sia 01. Quindi se il testo del giorno corrisponde al primo giorno del mese, allora desidero che qui mi venga visualizzato il testo, il nome del mese. Diversamente lascio le caselle in bianche. Quindi faccio se la condizione testo. Clic sulla mia funzione testo, qui mi propone la formattazione della funzione testo, quindi vuole la variabile e io metto lo deve essere in relazione a questa casella, quindi il D2, punto e virgola per andare al campo successivo e di questa data io desidero il primo campo, il giorno, che deve essere in formato numerico a doppia cifra perché ho usato la formattazione a doppia cifra. Poi devo dire un'altra cosa perché non ho detto, in pratica le date possono essere espresse in varia maniera, ma lo dico dopo. Allora, quindi avendo usato per i giorni in cifre la doppia cifra, dovrò usare 2G. Dovrò usare 2G, GG. Quindi se il campo testo è uguale al 01, che è il primo giorno del mese, allora succederà che il nome del mese mi comparirà in questa casella scritto in maniera non abbreviata ma lunga, quindi dovrò usare 4 lettere. Allora scrivo testo, doppio clic, il valore della variabile è sempre lo stesso, punto e virgola, e il formato che voglio è che il mese è che il mese mi venga scritto in maniera intera, quindi con 4 lettere. Chiudo, punto e virgola, altrimenti lascerò in bianco la casella, quindi virgola. E qui ovviamente non avendo trovato lo 01 non funge, quindi adesso estenderò per tutta la lunghezza della mia tabella, del mio calendario, e in questo caso lo 01 l'ho trovato e quindi ho inserito dicembre. Ora adatto la larghezza alla colonna, la larghezza della colonna al contenuto. Ora a voler diciamo correggere la funzione per avere ad esempio il mese scritto in maiuscolo, allora seleziono la prima, estendo, e quindi voglio che il mese mi compaia in maiuscolo, quindi qui scrivo maiuscolo, doppio clic e tutto questo contenuto dovrà essere scritto in maiuscolo, quindi punto e virgola. Invio. Ok, e in questo caso quindi ha aggiunto, ho dovuto quindi avendo applicato la funzione
La correzione della funzione a una sola cella, ho dovuto poi sovrascrivere la funzione a tutte le altre, quindi trascinando la selezione su tutte le altre celle, e quindi è stata corretta questa, anche questa. Quindi seleziono tutto e adatto la larghezza della colonna al contenuto. Ok. Adesso vado anche a centrare il contenuto orizzontalmente e verticalmente, così da formattare questa tabella. L'ultima cosa che volevo aggiungere era quindi la presenza di un testo che si posizionava in maniera dinamica in relazione al giorno della settimana. Quindi anche in questo caso andrò a lavorare sulla prima cella e poi andrò a selezionare a estendere la selezione su tutte le altre. Quindi selezionando la prima, inserisco anche qui, farò uso della funzione se, quindi applico una condizione, e la condizione che voglio è che se il giorno della settimana corrisponde alla data di oggi, allora aggiungi il testo today, ad esempio, diversamente lascia la casella in bianco. Allora seleziono la prima e quindi scrivo se, anzi devo mettere sempre l'uguale prima della funzione. Se, ok, doppio clic, e qua quindi mi propone come promemoria come deve essere formattata la condizione. Quindi la condizione è che la condizione che deve essere soddisfatta è che il giorno di 2 deve corrispondere alla data di oggi, quindi uguale al valore della funzione oggi. Quindi me lo propone, doppio clic. Chiudo la parentesi, virgola, quindi se viene soddisfatta questa condizione, allora cosa succede? Succede che riempie il contenuto della casella con un testo di mia scelta, e io scelgo di scrivere, no, sbagliato, scelgo di inserire come testo today, ad esempio, punto esclamativo, punto e virgola. Quindi diversamente, se il contenuto della cella non corrisponde alla data di oggi, lascia la casella in bianco, quindi non scrivere niente, e quindi chiudo. E qui ha scritto appunto today. Quindi seleziono tutto, adatto la larghezza della colonna al contenuto. Ok, quindi in pratica è finito. Mi assicuro che la formattazione sia centrata, vabbè. A questo punto si tratta semplicemente di fare dei ritocchi a livello di formattazione della tabella con una formattazione condizionale. Allora, intanto magari per la mia tabella uso uno stile cella in questo colore. Questo ovviamente sono personalizzabili. La testatina l'ho formato ad esempio con un titolo 3, poi per migliorare il contrasto del testo scelgo ad esempio questo celestino. Ok, dopodiché desidero ad esempio separare le settimane, quindi seleziono tutto il range e quindi per separare, diciamo, dividere le varie settimane, applico una formattazione condizionale che ha come regola il fatto che il testo contenga in particolare la settimana comincia da lunedì, quindi lun. Se il testo contiene la parola lunedì, allora cosa succede? Gli applico un riempimento, ad esempio, giallo. Il colore del carattere lo lascio in, no, gli metto un nero, oppure non so, vediamo un po' come viene. Questa è l'anteprima, posso mettere più che altro un blu per rimanere con la tinta della, ok.
In questa maniera quindi ho diviso le varie settimane. Qui invece desidero che mi venga selezionata la data di oggi, quindi seleziono tutto e applico anche qui una formattazione condizionale che ha come regola in questo caso se la data corrisponde esattamente oggi, allora come riempimento gli applico ad esempio questo azzurro con un testo in grassetto bianco e quindi mi ha selezionato la giornata di oggi, il giorno di oggi. E poi qui anche desidero che mi venga evidenziato invece il mese come il lunedì. Quindi ho selezionato tutta diciamo, la tabella relativi ai mesi, quindi applico anche qua una formattazione condizionale e come regola ovviamente cioè voglio che mi venga cambiato il riempimento della sola cella che non è vuota, quindi in pratica se è un valore non vuoto, quindi il riempimento lo voglio giallo e anche qui il carattere lo metto come lunedì, quindi in questo azzurro. Ok, e quindi mi ha selezionato semplicemente quello e poi questo lo voglio formattato come come la data, quindi con questo azzurro, quindi prolungo la selezione delle celle e anche qui applico una formattazione condizionale che in questo caso è legata al contenuto che è un testo, quindi non è una data, quindi nel menu a tendina scelgo testo specifico che contenga il testo specifico, deve contenere appunto questo testo che è today con un punto esclamativo. Quindi se il testo, questa è la condizione vera che deve essere soddisfatta. In questo caso, se è vera, il riempimento sarà appunto l'azzurrino con il testo in grassetto e il colore in bianco. Ok, quindi salvo e adesso posso provare a fare una. Quindi ho completato. Posso provare a fare un cambiamento della data, quindi vado a modificare manualmente la data del sistema. Quindi disattivo l'orario, il fuso orario automatico, ma basta anche l'ora. Date ora, ok. Lo modifico manualmente. Imposto ad esempio il 25 dicembre. Quindi dicembre 25 modifica e qui quindi il sistema ha modificato la data, minimizzo per ora, quindi in pratica qui ha selezionato appunto il 25 e vedo che in pratica non si sono aggiornati i campi delle funzioni. Allora in questo caso si può premere per aggiornare, diciamo, i campi delle funzioni del mio foglio, basta premere il tasto F9 che fa un update dei campi, quindi per F9 nel mio caso devo premere anche il tasto Fn, funzione, quindi Fn F9, quindi oppure posso premere Ctrl Alt F9. Ah, non avevo esteso la funzione, ok, deve essere estesa tutta la funzione. Ecco, non avevo esteso la funzione
la formattazione della condizionale di questa cella a tutta la colonna, quindi salvo. Quindi l'ho aggiornato, ora ritornando alla data di oggi per vedere come è pronto prova. Quindi di nuovo 18, faccio un Ctrl Alt F9 per aggiornare tutti i campi. Ctrl Alt F9 e nuovamente appunto mi seleziona Today e la data. Ok, con questo è tutto. Magari questo qui non so, vabbè, questi sono aspetti puramente grafici per aumentare il contrasto tra il foreground e il background. Comunque con questo è tutto e spero che il video sia stato utile. Saluti a tutti.